Marocco 2000. Lo schema dietetico del Marocco da 2000 kcal è suddiviso in colazione, pranzo, merenda pomeridiana, cena, possibili sostituzioni e varietà degli alimenti. La colazione prevede una tazza di tè dolcificata con un cucchiaino da caffè di miele, 4 olive e un pezzetto di formaggio. La porzione di formaggio dovrà essere lunga, larga e spessa, come l'evidenziatore a cui è associata. A pranzo, couscous con verdura, patata, legumi e carne, pane e condimento. Il quantitativo di couscous cotto riempie 4 cucchiai da minestra, ognuno dei quali ha un volume di una pallina da ping pong e quindi il quantitativo a disposizione di couscous equivarrà a 4 palline da ping pong. I ceci cotti, che occupano un bicchiere di plastica da 150 ml. La patata dovrà essere lunga, larga e spessa, come un mouse lungo 10 cm, che chiameremo piccolo, più un quarto di patata che utilizza lo stesso volume di riferimento. La verdura mista dovrà avere un volume simile ad una pallina da tennis. La carne di manzo è afferibile volumetricamente a 4 pile, ognuna delle quali lunga 4,5 cm, larga 2,5 cm e alta 1,5 cm. Il condimento prevede un cucchiaio da minestra di olio extravergine di oliva e un cucchiaino da caffè di olio extravergine di oliva. Pane. Merenda del pomeriggio: 6 biscotti secchi e un bicchiere da 200 ml di spremuta di arancia senza aggiunta di zuccheri. Cena: minestra con cereali, pasta, patata e verdura. Pane. La pasta cotta dovrà occupare il mestolo da cucina da 150 ml. Verdura mista volumetricamente simile ad una pallina da tennis. La patata dovrà essere lunga, larga e spessa come un mouse lungo 10 cm, che chiameremo piccolo, più un quarto di patata che utilizza lo stesso volume di riferimento. Il condimento prevede un cucchiaio da minestra di olio extravergine di oliva. Possibili sostituzioni. Il formaggio della colazione potrà essere sostituito da una frittata preparata con un uovo, possibilmente cucinata al forno, che dovrà occupare 3/4 del piatto piano. Per la carne, le possibili sostituzioni sono un trancio di pesce, la cui porzione dovrà essere grande come una scatola da carte da gioco regionali, oppure con ceci cotti, che dovranno riempire interamente un bicchiere di plastica da 150 ml, che andranno a sommarsi a quelli già previsti. Pertanto, 2 bicchieri di ceci cotti a pasto. Possibili sostituzioni al pane sono altri cereali, patata o polenta. Possibili sostituzioni al frutto di stagione, un bicchiere di spremuta d'agrumi senza l'aggiunta di zuccheri. Varietà di formaggio. Alternare i vari tipi di formaggio, il cui quantitativo è sempre associato ad un volume di riferimento. Ad esempio, la porzione di mozzarella deve essere volumetricamente uguale a 2 palline da ping pong. Oppure il parmigiano reggiano o la groviera dovranno occupare il volume di 2 pile, o ricotta fresca di vacca che occupa il volume di 3/4 di un vasetto di yogurt, o 4 fette di fontina, ognuna delle quali lunga, larga e spessa come 2 carte da gioco regionali. Varietà di carne. La carne di manzo corrisponde a 4 pile scarse e per le possibili alternative il quantitativo è sempre associato ad un volume. Ad esempio, la carne di manzo può essere sostituita dal petto di pollo o hamburger, che dovranno essere lunghi, larghi e spessi come 3 evidenziatori, o a 3 polpette, ognuna delle quali grandi quanto una pallina da ping pong, o a 7 fette di arrosto, ognuna delle quali larga, lunga e spessa come una carta da gioco da ramino. Varietà di pesce. Variare la tipologia di pesce e la modalità di cottura. Ad esempio, il pesce impanato dovrà essere lungo, largo e spesso come 3 crackers. Varietà di cereali. Per la varietà della pasta si possono utilizzare altri cereali, tra cui orzo e riso, che occupano il volume indicato nell'immagine. Varietà dei legumi. Il bicchiere di ceci cotti, che serve per la preparazione del couscous, può essere variato con altri legumi, come lenticchie cotte che occupano volumetricamente un bicchiere o piselli cotti che occupano poco meno di un bicchiere. Varietà di verdura. Per la verdura di stagione utilizzare come volume di riferimento la pallina da tennis o per verdura quali broccoli o cavolfiori la pallina da ping pong. Varietà di frutta. Per la frutta di stagione utilizzare come volume di riferimento la pallina da tennis, tranne per la banana che dovrà avere la lunghezza che intercorre tra il mignolo ed il pollice della mano della gravida.